che oggi è una di quelle giornate della vita di un giocatore di pallacanestro che non sopporto. Però c'è anche una cosa bella. Adesso faccio colazione, poi vi racconto. Intanto buongiorno. Oggi è una di quelle giornate che proprio non mi piacciono, perché non ci alleniamo, andiamo in trasferta e soprattutto andiamo a fare la trasferta più lunga dell'anno perché giochiamo a Piombino. Piombino è abbastanza lontano da Legnano. Ma c'è una buona notizia, anzi due. La prima buona notizia è che partiamo oggi ma giochiamo domani, quindi non è per niente male. La seconda buona notizia è che, non so se vi ricordate un anno fa quando ho iniziato con i vlog, come giochino che giravo con la telecamera, non avevo un'idea di come si montassero i video, eccetera. Bene, a distanza di un anno più o meno, oggi è il primo video in cui abbiamo uno sponsor sul canale. Lo sponsor del video di oggi è Satispay. Pazzesco, Satispay è la prima azienda a credere nel progetto di questo canale, quindi grazie Satispay, ma ne parliamo dopo perché adesso devo andare a fare stretching in palestra da me. Perché prima di un viaggio lungo col mio amico Diego andrò a fare stretching, perché altrimenti quando arrivo a Piombino sono morto. Stretching è importante, mi salverà. Per quel discorso che facevamo in un vecchio video, stare a casa nel letto a non fare niente, no. Andare in palestra a fare stretching prima della trasferta, sì. Queste sono le buone abitudini. Non è mai un cattivo momento per investire sulla cura del proprio corpo. Ciao raga, ciao a tutti. Si torna a casa per un pranzo sano, perché la partenza per Piombino è prevista alle 3. Ok, cose da fare prima di una trasferta lunga: caricare le cuffie antirumore, caricare le AirPods, caricare il computer per vedere un film, caricare l'iPad perché devo montare un video durante il viaggio. Il resto dovremmo esserci. Sì ragazzi, è proprio come pensate. Riso con tonno. Prelibatezze a non finire. Borsa Tech è pronta, ci abbiamo tutto. Calzini scaldamuscoli ci sono, quindi la partita si può giocare, perché le scarpe le abbiamo qui. Docina e sono pronto per andare all'appuntamento per partire. Queste giornate, quindi i viaggi, tutto il tempo, fra virgolette, perso, è tutto quello che mi ha stufato veramente, veramente di questo lavoro. Però si fa. Io non metto in pratica nessun tipo di nonnismo verso i giovani. L'unica cosa che faccio è questa. Killer, non ho spazio nello zaino, quindi queste le porterai te. Grazie killer, mi raccomando, se le perdi dovrò ucciderti. Lo sapevo che mi trovavo qui. Potrei avere un caffè? Eccoci qua. Via. Sosta? Finalmente. Dio, è fatica. Prima di entrare in autogrill però, lasciate che vi spieghi due cose riguardo allo sponsor di questo video. Ok ragazzi, allora come funziona Satispay? Satispay ti migliora la vita perché ti semplifica tutti i pagamenti. Paghi nei negozi, anche a distanza, paghi le multe, paghi i bollettini, puoi ricaricare il telefono, si possono fare una marea di pagamenti. Io ad esempio ci tengo dentro il codice fiscale e la tessera sanitaria, che in questo periodo non si sa mai, è sempre meglio averla dietro. Poi personalmente un motivo per cui uso tantissimo Satispay è che io ho sempre un po' l'ansietta che mi rubino i codici, mi clonino la carta, che perda il telefono dove dentro ho la vita. Satispay in pratica non è collegata alla carta di credito, ma all'IBAN, quindi non possono rubarmi niente. Al massimo con l'IBAN possono farmi un bonifico, un versamento, anche se
non credo lo facciano, però non possono rubarmi niente. Questa è una cosa che personalmente mi dà un sacco di serenità. Tu puoi uscire senza portafogli e dentro Satispay hai tutto. Quindi raga, se volete ricevere 5 euro di bonus all'attivazione del conto, scaricate Satispay attraverso il primo link che trovate qui sotto in descrizione, codice Tommy Marino. Secondo me, oltre ad essere super utile, è un bellissimo modo per supportare questo canale. Satispay è la prima azienda che davvero crede nel progetto del mio canale, sono strafelice. Cliccate sul link, codice Tommy Marino, scaricate l'app e siamo perfetti. E adesso torniamo al video. Tra l'altro, visto che sono duro e ho lasciato il portafoglio in pulmino, approfitto e uso Satispay per pagare. Ciao, io ho un panino al crudo, per favore. Posso pagare con Satispay? Sì. Grazie. Quant'è? Sono 6,90. Inviato. Posto? Grazie. Easy. Grazie. Ripartiamo? Pronti via. Quanto manca? Essere quasi arrivati. Arrivati, non ci credo. Devastato. Eccolo qua. Quando sarò vecchio e morirò, mi ridaranno indietro tutte le ore che ho passato in pullman, in trasferta, e vivrò altri 10 anni. Buonasera. 111 primo piano. Grazie. Faccio anche le scale. Allora, siccome dopo cena penso che dormirò tempo zero, vi do un po' di contesto della partita. Allora, domani giochiamo contro Piombino, che è una squadra che ha 8 punti meno di noi, ma è una squadra forte. Quindi domani è una trasferta di quelle super difficili. Bisognerà fare una grande partita per vincere. Tocca star sul pezzo. Andiamo, vai. Siamo tutti? Hai fame epica. Fame epica. Pasta in bianco. Prelibatezza. Salmone con patate. Che benessere. Vamos. Buonanotte. Buonanotte a tutti. 5 ore passa seduto in pulmino. 1 ora e un quarto seduto a tavola. Io praticamente sono morto. Poi come lo dice lui? Vorrei raccontarvi di una serata interessante, ma la realtà è che adesso ho acceso l'iPad, ho messo una partita del nostro girone che gioca adesso. Sono le 22:03 e andrò a letto. Buonanotte ragazzi, ci vediamo domani mattina. Sono le 8:15, andiamo a fare colazione, che ricordiamo è il pasto più importante della giornata, insieme al pranzo, la cena e la merenda. Non troppo invitante. Vuoi chiedere un caffè americano, per favore? Yogurt col polline. A che ora è la partenza adesso? 10:10. 10:10 qua giù? Sì. Noi siamo a Piombino, che tra l'altro è vicino a casa mia, quindi oggi vengono anche mamma, papà e sorellina a vedere la partita. Dicevo, siamo a Piombino, ma purtroppo il campo stamattina è occupato, quindi andiamo a fare il classico tiro del mattino della partita in un altro palazzetto, che vabbè, ci sta, non è una cosa che mi fa impazzire andare in un altro campo, perché il senso di andare a tirare la mattina è quello di tirare nei canestri in cui giocherai la sera, ma purtroppo non si può. Game day! Scarpe ce l'ha il killer, quindi non le devo portare. La double per fare 5:0. Pantaloncini, esco in pantaloncini, non porto lo zaino. Killer, si è ricordato le mie scarpe? Sì. Buongiorno. Ciao. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, Ciao, arrivederci! Oh, wow.
Qui fa freddo, saliamo sul pulmino. Com'è il programma ora, Dez? Allora, adesso torniamo in albergo, doccia veloce, video prepartita e poi pranzo. Video prepartita. Diamo. Buon appetito. Prelibatezze a non finire. 4-4, partenza. Eccoci. Allora, è il momento di fare un turbo riposino. Sono le 1.10. Direi un sveglia alle 2.40. Aprite la finestra. Mentre Diego si pistola, un po' di musica. Vado giù, classico caffè doppio. Io vorrei un caffè doppio. Unless you talking numbers, we ain't speaking about the right things. Switch up on my good for a figure. A dopo. Baddie with a body in the lobby, she like nice things. She used to know me then, she like me now, that's funny timing. Eyes been on that prize, I cop that crib for that timepiece. I'm trying to see the globe and sell out shows until the flight leaves. They wanna ride my ties, but they ain't even ride or die, please. But I've been short on time, been in the prime of my prime, easy. I said I never changed and leveled up, I guess I lied, yeah. Off that strain of potent just to feel like I'm alive, yeah. Mix that with that potion just to feel like I'm that guy, yeah. So know the one you talking to, you way outside your line, yeah. Go against the tribe, you lose your... Let me not even say this. I just ran out of my patience. I just got tired of waiting and got here myself. Want me to believe in the dream that they see for themselves and still doubting themselves. They might as well light up the L high. Guarda lì, c'è, guarda lì, c'è. È un bacino. Family first. Meg, ciao, presento qui al vlog. Ciao, sono Meg, quella dell'altro vlog. L'altra volta ce l'ha vinto oggi. Perso. Bacino, babbo, mamma. Ciao, buon rientro. Ciao. Se c'era un modo per affossarmi completamente dopo la sconfitta, è mia mamma che mi dice: ma non vieni mai a casa. E io gli dico: ma c'ho da fare. Effettivamente, ha ragione lei. Non ci vado mai e ci dovrei andare di più. Perché sono una testa di cazzo. Brother, help me up, I've fallen down. Ok, ci ritroviamo qui ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. La parte finale è un po' triste effettivamente, però quando la mamma ti dice potresti tornare a casa, non torni mai, dai, eccetera, è sempre un pochino... non è bello. Infatti adesso ho promesso che mi impegnerò, l'ho già chiamata, cerco il modo di andare a Siena e andare a trovare la family, che è sempre importante. Chiudiamo il video, vi ricordo il link in descrizione, Satispay, usate quel link per scaricarlo per avere 5 euro di bonus e supportare il canale. Lo apprezzerai tanto, anche perché raga vi aprirò un mondo, perché è una roba veramente utile. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, come sempre grazie per il sostegno, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale per altri contenuti come questo. Vi voglio bene raga, ciao!